Tra pochi secondi, capire per prevenire, la rubrica di informazione medico-scientifica semplice. Oggi parleremo di un argomento che interessa sempre più persone, la malattia celiaca. Poi ascolteremo Fabrizio Mastrorosato nel suo angolo dedicato alla sanità e alla fine i protagonisti sarete voi, con le vostre testimonianze nel bene e nel male e con i vostri interventi telefonici in diretta. Restate con noi perché la prevenzione è la medicina più efficace. Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento del venerdì alle ore 19 con Capire per prevenire, come diceva Francesca, la rubrica di informazione medico-scientifica semplice. Questa sera parliamo di un argomento molto importante della malattia celiaca e abbiamo comunque l'onore di avere qui nello studio il professor Antonio Picarelli, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Il professore è titolare del Centro Ricerche e Studi della Malattia Celiaca dell'Università di Roma Sapienza ed è anche titolare dell'Ambulatorio di Malattia Celiaca e Reazioni Avverse agli Alimenti del Policlinico Umberto I, dell'azienda Policlinico Umberto I. Tra qualche istante parleremo con il professor Antonio Picarelli della malattia celiaca in problemi e soluzioni. Bene. Professore, buonasera. Buonasera. Tutto, grazie di essere venuto qui a parlarci, come ha già fatto su Facebook, no? Sulla pagina di Facebook di Capire per Prevenire, a parlarci di una patologia abbastanza complessa, perché non è una patologia semplice da diagnosticare e soprattutto ci sono tante persone che credono di essere celiache e invece non lo sono, così tante invece che credono di non esserlo invece lo sono. Allora cerchiamo, professore, di mettere un po' di chiarezza. Cos'è la malattia celiaca? A me piace sempre dire che è una cosa che continuo a dire da molto tempo, è veramente un'opera buffa. Sì. E cosa voglio dire con questa strana condizione? Che è una malattia, che è malattia fino al momento della diagnosi. Dal momento della diagnosi è guarigione, è completa sanità. Salute. È una risoluzione completa di ogni disturbo che era capace di essere provocato da essa stessa. Che cos'è la malattia celiaca? È una incapacità di alcuni soggetti che sono geneticamente determinati ad avere una reazione avversa nei riguardi dell'ingestione di alimenti che contengono glutine. Glutine, che è una proteina che è contenuta nei comuni alimenti, quali sono il pane, la pasta, i dolci, i biscotti, e verso cui si sviluppa una reazione immunitaria capace di determinare una complessità di sintomi che è veramente, veramente grande. Mio collega anni fa dell'Università di Napoli si divertì per fare un report per cercare tutte le malattie in cui si era riscontrato casi di malattia celiaca e questi sintomi
attribuiti ad altre malattie invece passavano. E lui ne trovò ben 256 casi, 256 diverse patologie che potevano essere ascritte nell'ambito della malattia celiaca. E quindi è una malattia veramente multiforme. È stato chiamato il gran camaleonte. Il gran camaleonte. Scusi se la interrompo, professore. Innanzitutto, per chi volesse intervenire, tra un pochino comparirà il telefono che potranno utilizzare per telefonare, così come possono utilizzare il veicolo social Facebook per scrivere una domanda che noi leggeremo in diretta e la faremo a lei. Per cui l'argomento di oggi è la malattia celiaca, per cui dovete o chiamare al 9453-2808, ecco che è comparso lo 06 per chi chiama da fuori Roma, oppure potete assolutamente scrivere su Facebook, sulla pagina di Capire per Prevenire di Facebook, dove siamo in diretta, in live anche in questo momento, e il professor Picarelli vi risponderà. Allora, la regia può cominciare a far passare le diapositive, comunque, che ci aiuteranno nella spiegazione più semplice possibile di questa malattia. Allora, era un atto dovuto per spiegare ai nostri amici. Ecco cos'è la celiachia. È chiamata malattia iceberg. Perché, professore? Iceberg perché la parte evidente, che poi viene diagnosticata, è quella più manifesta, con più sintomi, quella di cui abbiamo accennato un attimo fa, è solamente la parte più evidente, ma sotto di questa ce n'è una gran quantità che resta alla fine misconosciuta. Addirittura 57.000 sono i casi registrati, mentre sono quasi mezzo milione di persone che, soffrono di questa patologia. E questo è l'iceberg. Esatto. Questo è l'iceberg. Cioè noi vediamo solo la punta dell'iceberg, non vediamo quello che è immerso nell'acqua. Che è veramente enorme rispetto alla quantità che viene diagnosticata e curata. C'è moltissima gente che va dal medico per innumerevoli motivi e potrebbe avere semplicemente una malattia celiaca. Per cui è corretto pensarci, e che io, la cosa che dico sempre, basta. Se non ci pensi non la trovi, se ci pensi la trovi. Certo. Nella tua indagine medica deve essere sempre presente nel tuo pensiero da medico, cercare di vedere se possa essere questa la causa dei disturbi della persona che stiamo osservando in quel momento. Andiamo alla successiva diapositiva, entriamo proprio nell'ambito della patologia vera e propria. È una malattia autoimmune, no? Diceva. Sì, è una malattia autoimmune nel senso che autoimmune significa che si sviluppa contro una parte del proprio corpo. E sono degli anticorpi che vengono rivolti verso parti del proprio corpo. In questo caso sono gli anticorpi in maniera specifica interessati, sono gli anticorpi anti-transglutaminasi. E la transglutaminasi è una proteina che è presente nei nostri meccanismi normali, nei nostri sistemi biologici, che fa parte del nostro self e verso cui noi viene sviluppata una reazione avversa con la produzione di anticorpi specifici. E questo è autoimmune, perché conta una proteina del proprio organismo, del proprio corpo. È praticamente, come giustamente ha detto il professore, le malattie autoimmuni è l'organismo che aggredisce se stesso, in poche parole. E aggredisce, la malattia è sui villi, no? Sui villi intestinali. Sì, sui villi, i villi sono l'espressione più classica, sì. Più normale, sì, che tutti sì, conoscono. Sì. Non entriamo nello troppo specialistico, no, professore. No. Dobbiamo rimanere comunque molto in superficie. Grazie comunque della sua bravura nello spiegare. Allora, dicevamo, non è dei villi, sì, può. Non è solamente dei villi, perché ogni organo viene interessato in qualche modo per diverse condizioni. I villi sono, intanto chiariamo chi sono i villi sono delle protuberanze che si ritrovano all'interno del nostro sistema, del nostro intestino, questo tubo, che è un tubo lungo 8 metri circa e che serve per assorbire gli alimenti. Una superficie aumentata, il tubo è lungo 8 metri, un diametro medio di un centimetro e mezzo, poiché è una superficie che non supera, complessiva, non potrebbe superare qualche metro quadro. Bene, la presenza dei villi, che sono dell'andare su e giù della mucosa stessa, porta la superficie disponibile al mondo esterno perché possa avvenire questo assorbimento, una superficie complessiva di ben 400 metri quadri,
cioè il nostro organismo dispone di 400 metri quadri di superficie per assorbire ciò che mangiamo. Rendiamoci conto di perfezione. È sconvolgente. Andiamo avanti, la prossima diapositiva, grazie. Per cui abbiamo una superficie d'assorbimento enorme. E allora, e quali sono questi i sintomi che questa malattia arreca? E poi soprattutto, purtroppo, è una malattia del bambino. Adesso ormai è anche del giovane adulto, però in realtà è il bambino quello a cui bisogna stare attenti nei primi anni di vita. Sì, un bambino serve perché gli consentiamo di crescere bene. Esatto. Fare una corretta diagnosi significa portare una persona a una buona crescita, nello sviluppo completo. Immaginate le ragazzine, le bambine, che se vengono diagnosticate avranno una vita riproduttiva normale o una vita fisica normale, cioè possono esprimere tutte le loro potenzialità. Ci sono delle immagini, immagino che dovrei averle messe, immagini veramente da rabbrividire, perché sono dei bambini storici, un'antica immagine in cui fa vedere questi bambini veramente malati, malmessi, deformi quasi, brutti. E che invece io continuo a dire... Le do la notizia che l'abbiamo tolta l'immagine proprio per evitare di stimolare la suscettibilità delle persone. Era un'immagine... Con il regista abbiamo cercato di essere più dolci possibili. Più dolci, va bene. Allora, i disturbi, dicevamo... Invece io, d'altra parte, è una cosa che io continuo a dire... La malattia celiaca, io mi sono scelto, poi alla fine abbiamo detto, la malattia più bella del mondo. Perché una delle caratteristiche che io continuo a dire in giro, dappertutto per il mondo posso dire, è che le ragazze appartenenti, le persone appartenenti al sesso femminile, hanno una media di bellezza più alta delle altre ragazze. Sì. Ci sono veramente belle ragazze, ci sono molte attrici. Certo. Non posso dire i nomi ovviamente, certo, che sono molti pazienti. Una sola posso dire che è pubblica, lei l'ha dichiarato, è la famosa Claudia Coll, che è una paziente, per dire l'immagine, esatto, classica della bellezza femminile. Esattamente. Per cui quelle immagini che sono state tolte per non far vedere le cose brutte contrastano con questa condizione che è assolutamente simpatica, diciamo così. E tornando allora ai disturbi che può suscitare la malattia, la cosa più possiamo frequente, rimetterla alla diapositiva che c'era prima, sì, quando volete Paolo. La cosa più frequente da poter osservare in questi casi è generalmente una diarrea con qualche volta dolore addominale, la mancanza di appetito e nei bambini l'arresto dell'accrescimento. Che è la cosa più importante, no? Lo diceva anche in diretta Facebook su Capire per Prevenire, che ci si accorge di questa malattia perché il bambino non cresce. Esatto, e non cresce sia in altezza che in peso. E ovviamente questa è una cosa che è un segno importante che qualsiasi pediatra osserva sempre. Vorrei aggiungere qualche cosa a quanto detto prima. È una malattia dei bambini, sì, perché si manifesta per la prima volta nei bambini, ma gli adulti sono molti di più. E tutti i bambini che diventano celiaci poi diventano adulti. E se il bambino ha un'età piccola, gli adulti poi... E quindi è veramente un esercito di adulti affetti da malattia celiaca. Professore, la malattia celiaca è una malattia che non è che conosciamo da 10 anni, perché è una malattia che deriva da tanti anni fa. Però sono una quindicina di anni che se ne parla veramente tanto. Sì. E molte donne, soprattutto molte donne, insomma donne adulte, scoprono di essere celiache, per cui cominciano anche di loro spontanea volontà ad assumere alimenti per celiaci, perché hanno magari dei disturbi di canalizzazione, hanno dei dolori addominali dopo che hanno mangiato, e di loro spontanea volontà pensano di essere celiache, vanno nei supermercati e comprano alimenti per celiaci. Dov'è l'errore? L'errore è nel non fare diagnosi, di affidarsi semplicemente a una supposizione o alla parola presentata, io dico sempre, del vicino della porta a fianco. Che cosa comporta questo? Mangiare senza glutine non fa male a nessuno, che sia chiaro. Però se uno pensa di essere celiaco, si costringe a fare una vita molto attenta,
di grosse limitazioni sociali e alimentari che certamente determinano uno stato di vera malattia, perché l'impossibilità di poter svolgere una vita normale con gli altri e scambiare il cibo con gli altri è una grossa limitazione che psicologicamente dà un risultato decisamente negativo. Però c'è l'erronea sensazione, convinzione, che gli alimenti per celiaci sono privi di zuccheri, privi di sostanze, per cui li usano anche per dimagrire. Sì, questa è un'altra, purtroppo, una cosa che è andata molto in giro negli ultimi tempi, ed è una stupidaggine, che possiamo chiamarla semplicemente una stupidaggine. Molto chiaro. Il prodotto senza glutine, la sua caratteristica è di avere una farina a base di principalmente di mais con varie aggiunte, che ha semplicemente un più basso apporto proteico, per cui anche meno nutriente tutto sommato, ma non è questo l'importante. Essendo di bassa qualità, di appetibilità, di palatabilità, necessario che questi alimenti vengano addizionati di qualcosa perché li possa rendere appetibili, e quindi vengono addizionati di molti zuccheri e di grassi, e questo diventano degli alimenti difficili che vanno contro tutti i nostri principi di una buona dieta, e questo è il problema, per cui mangiare in questo modo affidato a una soprattutto nei bambini, di alimenti dolci, i snack famosi, e creano uno scompenso alimentare estremamente importante che porta all'obesità, al contrario di come si pensa che faccia dimagrire. Dimagrire possibile, se uno per paura di mangiare qualcosa senza glutine non mangia, ma è una normale dieta dimagrante. Non mangiare fa sempre dimagrire, questo non c'è dubbio. Su questo non c'è non dubbio. Non si discute. Su questo assolutamente. Senta, professore, adesso entriamo un po' nella fase diagnostica di questa malattia. Come si fa a diagnosi? Perché abbiamo visto che la diagnosi certamente non va fatta sulla supposizione, parlando con le amiche o con gli amici e riscontrando magari gli stessi fastidi, gli stessi sintomi rispetto a qualcuno che invece ha fatto tutto l'iter diagnostico. Allora, ci dovrebbe essere anche una diapositiva. Professore, ci spiega il corretto iter diagnostico per questa malattia. Allora, la normale diagnosi viene effettuata, prima cosa, tramite l'utilizzo di anticorpi specifici e molto sensibili che possono essere trovati nel sangue delle persone con estrema facilità. La positività per questi anticorpi induce a sospettare fortemente la presenza della malattia celiaca. Per fare diagnosi di malattia celiaca, come atto conclusivo, finale, è necessario documentare che i villi, di cui parlavamo prima, sono ridotti in volume o in numero. Cioè la diagnosi, per forza di cose, deve essere fatta su una base istologica. Cioè bisogna fare il prelievo del villo. Non ci sta altro modo. Cerchiamo di essere chiari, per cui non si fa su una supposizione, non si fa sulla semplice visita anamnestica, si intende per visita anamnestica, sulla raccolta dei dati, così della chiacchierata che si fa sul medico. Bisogna fare un esame endoscopico, giusto professore? Esatto. Bene, si fa questo esame endoscopico, qual è l'esame endoscopico importante? L'esame endoscopico è la gastroscopia. Mediante gastroscopia si arriva nella parte iniziale dell'intestino, che si chiama duodeno, e lì si fanno le biopsie. E le biopsie vengono poi utilizzate per fare l'esame istologico, in cui deve essere evidenziato l'assenza dei villi, assenza o riduzione di numero e di altezza. Il villo deve essere, questo è storico la definizione, tre volte più lungo della cripta. Non vi descrivo che cos'è una cripta, entreremo, ma è inutile. Comunque è un discorso, diciamo, morfologico. Morfologico, si vede. Morfologico, assolutamente. E soprattutto, mi corregga se sbaglio, si deve a quel punto entrare in una dieta priva di glutine e dopo un certo periodo si fa un test, cioè si rifà un controllo e se il villo o la cripta, quello che è, sono ridiventati percentualmente nelle condizioni migliori, allora a quel punto era una malattia celiaca vera e propria. Sì. La procedura corretta è
Dopo arrivati, dovrebbe essere arrivata la diagnosi mediante l'esame istologico, il soggetto viene sottoposto a quello che viene chiamato un follow-up, che significa che viene controllato e che si fanno gli anticorpi di cui abbiamo parlato prima di controllo, che devono nel tempo tornare nei livelli normali o scomparire. Uno, per esempio, l'antiendomisio, che è il più classico di tutti e quello che amo di più, scompare totalmente, non si vede più. Gli altri, le transglutaminasi, scendono sotto il livello minimo. Scusi professore se la interrompo, rispondiamo a Daria che ci scrive. Daria ci dice: come si possono aiutare i bambini che hanno una stipsi ostinata e sono celiaci? E evitare, il rischio è quello di evitare la produzione di fecalomi. Beh, questo bisogna in qualche modo mantenere il flusso intestinale, il transito intestinale in maniera giusta, corretta. E questo bisogna, oltre che fare una normale dieta, che non è una dieta per celiaci, fare una normale dieta alimentare che sia ricca di fibre, sia ricca di grassi e di acqua. Ecco, quello che adesso il chirurgo stava in me irrompendo, perché volevo dire facciamo bere l'acqua al bambino, idratiamo le feci e vedrà che i fecalomi non poi si producono. Perché il bambino celiaco, professore, è un bambino normalissimo come tutti gli altri. Assolutamente. Per cui se mangia le fibre, se beve tanta acqua, se mangia la frutta che può mangiare, giusto? Certo. È un bambino che andrà al bagno normalmente. Non è perché è celiaco che formerà i fecalomi. Assolutamente non è così. Giusto, professore? Assolutamente. Non è colpa della celiachia. Per cui diciamo a Daria, che ci ha fatto questa domanda e che ringraziamo, di assolutamente stare tranquilla. Il suo bambino è un bambino come tutti gli altri. Per cui lo faccia bere e lo faccia mangiare fibre e frutta. Torniamo allora alla parte diagnostica che stava concludendo. Una volta che vediamo il villo e facciamo una gastroscopia, dobbiamo cominciare questa terapia con gli alimenti privi di glutine. Qual è la prospettiva di questi pazienti? Qual è il futuro di questi pazienti? Intanto va chiarito che la dieta in un soggetto celiaco, e questa è importante la diagnosi, è per tutta la vita. Cioè non è che è un periodo della vita, per sempre uno mangerà senza glutine. La malattia non passa mai, abbiamo detto prima che è genetico, ed è l'incontro tra il mio gene celiaco e il glutine che fa nascere la malattia. Per cui una volta che è nata si ripresenterà, rinascerà ogni volta che io mangio glutine. Per cui serve mangiare senza glutine per tutta la vita. E questo ovviamente vi rendete conto di quanto sia importante la diagnosi, perché non è un periodo della vita, è per tutta la vita successiva. Bene, allora abbiamo terminato lo spazio introduttivo del professor Antonio Picarelli, che ci sta raccontando, avete visto, nel modo più semplice possibile cos'è la malattia celiaca, come bisogna affrontarla e quando è che si tratta effettivamente di malattia celiaca. Questo è il momento più importante. Adesso facciamo passare un piccolo break pubblicitario e poi continuiamo con la nostra trasmissione. Il professor Picarelli rimane qui con noi, perché al termine della trasmissione gli ultimi 5-10 minuti li dedichiamo a voi, dove potrete continuare a fare le vostre domande scritte su Facebook, come ha fatto Daria pochi secondi fa, oppure telefonando al numero che avete visto fino adesso in sovraimpressione. Allora la regia può mandare la pubblicità, dopodiché rientriamo in studio. Capire per prevenire ha bisogno di voi, ha bisogno delle vostre testimonianze in fatto di salute, in fatto di sanità, nel bene e nel male. Se avete da raccontare una bella o una brutta esperienza vissuta, realizzate un breve video, anche con il vostro semplice telefonino, e inviatelo per mail o tramite WhatsApp. Sarà trasmesso in diretta il venerdì alle 19 nella trasmissione Capire per prevenire, nello spazio di Francesca Genovesi. Diventerete testimoni di voi stessi, leader di opinione per tutti noi. Il vostro contributo sarà importante per aiutare altri amici a capire. Ricordate, ogni venerdì alle 19 in diretta, Capire per prevenire, la rubrica di informazione medico-scientifica, sociale, dal linguaggio semplice, facilmente comprensibile, perché ricordate, la prevenzione è la medicina più efficace.
C'è un luogo dove la storia si incontra con le storie di tutti noi. Dove l'inclusione è un valore comune. Dove lo sport ti fa crescere e ti prepara alle sfide della vita. Ogni giorno, unendo formazione e lavoro, solidarietà e voglia di fare, amicizia e creatività. Un luogo in cui ogni ragazzo può scegliere di essere uomo. Decidere di mettersi in gioco per sé e per gli altri. Con entusiasmo, passione, responsabilità. Tutti insieme. Questa è la nostra storia. Questa è la storia di talento e tenacia. Sanitas, un laboratorio analisi all'avanguardia al centro di Subiaco. In via Giacomo Matteotti 5A, Sanitas offre servizi come medicina del lavoro, nutrizione, allergologia, chimica clinica, citologia, tossicologia, microbiologia, infettivologia. I prelievi possono essere effettuati anche a domicilio. Tutte le analisi vengono eseguite in un laboratorio allestito con attrezzatura all'avanguardia ed è possibile anche la refertazione online. Scoprite tutti i servizi ed i pacchetti promozionali di Sanitas visitando il sito www.sanitassubiaco.com oppure telefonando al numero 0774 84379. E adesso è il momento di Fabrizio Mastrorosato nel suo angolo. Vediamo oggi di che cosa ci parla, perché di solito Fabrizio Mastrorosato ci porta i problemi della sanità. Allora la linea va a Fabrizio Mastrorosato e al suo angolo. Bene, il nostro excursus per capire cosa c'è da cambiare nel nostro sistema sanitario, l'ultima volta ci siamo lasciati dicendo ci saremmo occupati di un aspetto specifico che era quello che riguardava le non autosufficienze. Allora vediamo oggi di affrontare questo tema proprio dal punto di vista del sistema, non delle patologie, con il dottor Arturo Andrich, Renato Andrich, scusi, e con il professor Giuseppe Laivra, dottor Andrich è chirurgo oncologo e professore universitario, il professor Laivra è primario di medicina generale e è stato anche presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. Sì. E più in questa veste la interrogheremo, professore, per un semplice motivo, per capire proprio come ex, sì, non più come, che ex. Ecco, cosa c'è da cambiare rispetto a questa domanda, perché visto che lo stiamo sostenendo, no? I numeri poi la dicono lunga sulle cose, 3 milioni di anziani in più di non autosufficienti. E per quanto riguarda l'assistenza domiciliare siamo uno dei paesi ultimi in Europa, potremmo dire l'1% rispetto al 7% o addirittura in alcuni paesi il 20% di media europea. Quindi questo sistema, da questo punto di vista, va rivisitato, rivisto, corretto. Dove? Prima lei e poi il professore. In 3 o 4 punti, assolutamente. Prima di tutto, quello che lei ha appena citato, l'assistenza domiciliare, che è fondamentale per i bisogni dell'anziano a domicilio, che sono fondamentali, più importanti quasi del bisogno di ricovero che dovrebbe essere per una fase acuta. Quindi l'assistenza domiciliare, parlando di termine della fase acuta in cui l'anziano non autosufficiente è stato ricoverato, c'è un'altra carenza drammatica da rivisitare, è quella dei posti letto di post-acuzie o di residenza sanitaria assistita o di cure croniche. Ci sono dei grandi buchi neri nei bisogni del cittadino anziano, che saranno sempre di più perché saranno sempre di più gli anziani. Il trend è questo e sono soprattutto questi: l'assistenza domiciliare, i posti letto di post-acuzie e di residenza sanitaria assistita e
una nuova, diversa e più complessa organizzazione del regime di ricovero per questi pazienti con polipatologie non autosufficienti. Ma Giuseppe Lavra, che ancora sul campo si sta occupando quotidianamente di queste drammi, vi potrà dire ancora di più. L'assist è stato fatto, prego. Grazie. Allora, dietro al termine di non autosufficienza va, come dire, considerato un mondo nel quale ci sono tanti altri aspetti da considerare. La non autosufficienza significa non avere la capacità di avere quella, appunto, quello stato funzionale che lo consente a un individuo di poter gestire i propri atti quotidiani della vita. E quindi si ha di fatto una dipendenza da altri per poter, come dire, accudire alle proprie esigenze, vuoi quelle igieniche, vuoi quelle della nutrizione e tutto ciò. Aspetti non solo sanitari ma sociosanitari. Quindi la non autosufficienza richiama questi aspetti. Però è chiaro che la non autosufficienza riguarda in qualche modo quella che noi abbiamo sempre definito la terza età, mediamente. Poi ci sono le gravi patologie che possono portare alla non autosufficienza anche soggetti giovani, ma mediamente oggi dobbiamo correlarlo a quello che è il fenomeno che dovremmo affrontare con molta maggiore razionalità e con molta maggiore efficienza, quello dell'invecchiamento della popolazione, perché è nella popolazione anziana che incide maggiormente il fenomeno della non autosufficienza. Ma ripeto, dentro a questo contenitore della non auto c'è anche il contenitore del fine vita, c'è anche l'elemento riguardante l'assistenza del fine vita, che è noto che impegna in maniera smisurata anche la spesa della gestione del fine vita. Oggi, da un punto di vista culturale, siamo molto più vicini a una gestione più razionale di questo, ma non lo siamo da un punto di vista di quello che è la pratica di quello che avviene. Cioè, io anche quando parlo con i colleghi più giovani, siamo perfettamente d'accordo di dire che la medicina è cambiata. Ma quello che ha cambiato la medicina non è solo il progresso delle conoscenze e della tecnologia, è cambiato soprattutto il fatto che noi oggi culturalmente sappiamo che il paradigma che usiamo nel praticare la medicina sui soggetti giovani, che stanno giovani ma anche validi anche se stanno in un'età avanzata, è diverso dal paradigma che dobbiamo adottare quando stiamo nell'ambito di quello che è la fase del fine vita, che include molto il concetto anche della non autosufficienza. Non sono due aspetti sovrapposti. Sì, è chiarissimo. Però volevo capire una cosa, quanto queste necessità che non vengono soddisfatte dal sistema ricadono poi dentro invece la fase ospedaliera? Ah, questo torniamo al discorso di prima. Questa è la domanda, è perfetta. Allora, posto questo come scenario, allora le posso dire che anche qui si verifica il fenomeno che le accennavo in un altro contesto, in un'altra occasione. Vale a dire, non essendoci le risposte appropriate a quel bisogno di assistenza, che cosa accade? Che anche questo bisogno di assistenza, prevalentemente sul versante di quello che è il concetto di fine vita, cioè l'assistenza che mediamente è un'assistenza di cui i pazienti hanno bisogno nell'arco così teorico temporale di circa 6 mesi, non essendo possibile avere altre risposte, si riversano negli ospedali e gli ospedali sono intasati da questi problemi. E lì, poiché è cambiato quel paradigma gestionale di queste problematiche, per cui bisogna più assistere in senso sintomatico piuttosto che andare a cercare la diagnostica più accurata, certo, che non porta da nessuna parte e genera solo spese inutili, noi usiamo gli ospedali per acuti perché non abbiamo le strutture idonee e appropriate per gestire questa fase. E allora, lo stiamo facendo sprecando risorse. Chiudiamo con... Oltre che offrendo servizi sbagliati. Andrić, riguardo a questo fenomeno, il sistema spende 3 miliardi e 500 milioni. E per difendere questo welfare che
partivano con 40 anni fa il nuovo sistema sanitario, ci porta a dire che cosa, dove dobbiamo correggere e se alla fine quei 3 miliardi e 500 milioni non solo sono insufficienti, ma andrebbero bisogno di una rivisitazione sostanziale. Inevitabilmente il ticket deve salire, come salgono gli anziani e come salgono i non autosufficienti. E poi bisogna spostare un attimo il tiro dal dramma dell'assistenza ospedaliera, che diventa a costi infiniti, perché un anziano non autosufficiente... Quanto costa al giorno, più o meno? Più di 1000 euro. Un non autosufficiente, il valore economico lo fa il sistema dei badanti. Degli operatori sanitari, i badanti sono quelli più consistenti numericamente nel nostro paese. Quindi? Più di 1000 euro al giorno il ricoverato. Mentre se per esempio un anziano non autosufficiente lo volessimo assistere a domicilio in maniera dignitosa, pagandogli un ticket che gli consente le badanti e le terapie, non arriveremmo a 2000 euro al mese. Mm-hmm. Per cui potrebbe essere anche una diminuzione dei costi e una risposta di qualità maggiore. Potrebbe essere un'idea di spostare i finanziamenti sulle famiglie, fornendogli il ticket per anziano per assisterlo meglio a domicilio. Potrebbe essere un'idea. Naturalmente ben sorvegliato tutto questo. Certo. Oppure, e nello stesso tempo, potenziare ancora l'assistenza domiciliare e il sistema degli hospice e delle cure palliative del fine vita. Allora, io ringrazio molto i nostri due ospiti. Una cosa abbiamo capita: bisogna spendere di più, in maniera più oculata, più attenta. Forse anche, spendere meglio. E spendendo meglio, e anche con più rispetto. Si risparmierebbe pure, oltretutto. Possiamo dire anche con maggiore rispetto nei confronti dei nostri anziani, tra l'altro. Sì, che gradirebbero anche di essere assistiti la battuta, meglio a casa propria. Meno spendi e più spendi. Grazie ancora a tutte e due. A voi. Grazie a Fabrizio Mastro Rosato e al suo angolo. Adesso è il momento di Francesca Genovesi nel bene e nel male. Eccoci buonasera, qua. Buonasera, professore. Buonasera Francesca. Argomento interessantissimo questa sera, eh? La celiachia è... La malattia celiaca, veramente... Anche perché se noi ci sbrighiamo, Francesca, sì, possiamo tornare dal professor Io Picarelli. Io ho un sacco di domande infatti da fare. E, ecco, allora cerchiamo di sbrigarci, saremo anche se questo è il momento dei nostri ascoltatori che ci mandano i video, vero esatto, Francesca? Esatto, come ogni settimana questi video? Esatto, vogliamo raccontare come fare per poter mandare questi video. Potete farlo facendovelo da soli, praticamente, praticamente con il vostro telefonino, e quindi inviandocelo su WhatsApp al 391 41 966 86, oppure potete anche mandarci una mail a info@capireperprevenire.com, raccontarci qual è stata la vostra esperienza, sia che sia stata un'esperienza positiva sia che sia stata anche un'esperienza negativa. Assolutamente, perché noi dobbiamo essere assolutamente equilibrati, cioè non è imparziali, che tutto va bene, ci sono anche fortunatamente casi rari in cui qualcosa non va proprio per il verso giusto. Esattamente, quindi noi vogliamo ascoltare tutte le vostre diciamo esperienze, sia proprio nel bene che nel male. Allora, andiamo rapidamente, sì, ripeti il numero. Allora, il numero, ecco, segnato, mi raccomando, allora 391 41 966 86, indirizzo email info@capireperprevenire.com, e mandateci i vostri video, mandateci le vostre richieste, o verremo noi ad intervistarvi, oppure potete anche venire voi in studio. Lo sai, professore, che proprio in questa settimana abbiamo avuto tantissimi amici che vogliono venire a trovarci in studio. Già dalla prossima settimana abbiamo una piccola lista di attesa, se si può dire, di amici che verranno a trovarci. Stasera mentre... di che cosa parliamo, allora, Francesca? Questa sera Dai, voglio tornare dal professor Picarelli. Questa sera un nostro amico Massimiliano Pacillo ci ha inviato un video che si è fatto da solo su una patologia appunto che ha avuto e per fortuna diciamo risolta. La regia adesso ci manderà questo video. Salve, sono Massimiliano e vorrei raccontarmi la mia esperienza riguardante l'operazione maxillofacciale che ho subito, che ho dovuto fare per migliorare la mia vita. Nel senso che prima di questa operazione io avendo una masticazione inversa, nel senso che la mandibola
Stavo più avanti della mascella, succedeva che avevo fortissimi dolori alla testa, mal di schiena, dovevo fare molto sport per sopportare dei dolori notevoli che si riflettevano anche nella vita sociale, eccetera, perché magari non di certo ti aumentavano le insicurezze, cioè, e così via, di sentirti un po' diverso. A questo punto, dopo svariati tentativi con operazioni, con apparecchi, eccetera, odontoiatrici, e ho deciso di effettuare questa operazione che è abbastanza traumatica a livello fisico perché ti avvelenano la bocca, entrano e in pratica rimodellano le ossa della tua bocca. E finita l'operazione, c'è un viso che sono grande come un televisore a 14 pollici, ma si sgonfia, non vi preoccupate. E in pratica, fatta questa operazione, ti mettono dei ganci sui denti per un mese, praticamente c'è degli elastici per tenere ferma la bocca in modo che si riformi il callo osseo. Fatta questa cosa che ti porta per un mese a mangiare solo frullati e ti senti per un altro annetto una bocca come se fosse estranea perché è stato molto traumatico a livello muscolare, nervi, eccetera. Però devo dire che ora la mia vita è migliorata tantissimo, dopo 15 anni, a 15 anni dall'operazione. Ringrazio Capire per Prevenire per aver ascoltato la mia storia e tanti saluti. Grazie Bella, Massimiliano, bella, 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 bella storia. sì. Avete visto come, scusami se ti ho interrotto Francesca, come in modo molto semplice potete registrare i vostri video anche camminando con il vostro telefonino. Usiamo i telefonini ormai per qualsiasi cosa, usiamolo anche per portare informazione utile ai nostri amici, no Francesca? Assolutamente, assolutamente. Ora vi spieghiamo per l'ultima volta come fare per inviarci i vostri video oppure per venire ospiti qui nella nostra trasmissione. Il numero di WhatsApp è il 391 419 6686, oppure potete mandare una mail a info@capireperprevenire.com. Ma soprattutto vi aspettiamo qui in studio perché a noi fa piacere conoscervi anche proprio direttamente di persona. Ora qualche secondo di pubblicità e poi ritorniamo in studio con il professore per parlare di nuovo della malattia celiaca e naturalmente potete intervenire in diretta facendo le domande che volete. Capire per prevenire ha bisogno di voi, ha bisogno delle vostre testimonianze in fatto di salute, in fatto di sanità, nel bene e nel male. Se avete da raccontare una bella o una brutta esperienza vissuta, realizzate un breve video anche con il vostro semplice telefonino e inviatelo per mail o tramite WhatsApp. Sarà trasmesso in diretta il venerdì alle 19 nella trasmissione Capire per Prevenire nello spazio di Francesca Genovesi. Diventerete testimoni di voi stessi, leader di opinione per tutti noi. Il vostro contributo sarà importante per aiutare altri amici a capire. Ricordate, ogni venerdì alle 19 in diretta. Capire per prevenire la rubrica di informazione medico-scientifica, sociale, da linguaggio semplice, facilmente comprensibile, perché ricordate, la prevenzione è la medicina più efficace. C'è un luogo dove la storia si incontra con le storie di tutti noi. Dove l'inclusione è un valore comune. Dove lo sport ti fa crescere e ti prepara alle sfide della vita. Ogni giorno, unendo formazione e lavoro, solidarietà e voglia di fare, amicizia e creatività. Un luogo in cui ogni ragazzo può scegliere di essere uomo. Decidere di mettersi in gioco per sé e per gli altri. Con entusiasmo, passione, responsabilità, tutti insieme. Questa è
è la nostra storia. Questa è la storia di talento e tenacia. Sanitas, un laboratorio analisi all'avanguardia al centro di Subiaco. In via Giacomo Matteotti 5A, Sanitas offre servizi come medicina del lavoro, nutrizione, allergologia, chimica clinica, citologia, tossicologia, microbiologia, infettivologia. I prelievi possono essere effettuati anche a domicilio. Tutte le analisi vengono eseguite in un laboratorio allestito con attrezzatura all'avanguardia ed è possibile anche la refertazione online. Scoprite tutti i servizi ed i pacchetti promozionali di Sanitas visitando il sito www.sanitassubiaco.com oppure telefonando al numero 0774 84379. Eccoci rientrati in studio, è la rubrica di informazione medico-scientifica Capire per prevenire. Adesso è il momento in diretta con voi dove potete telefonare al professor Antonio Picarelli che ci ha parlato della malattia celiaca. Possiamo andare con in diretta con voi. Mancano 10 minuti esatti e abbiamo finito anche per questo venerdì la nostra rubrica di informazione medica. Allora, professor Picarelli, adesso diamo spazio alle persone che vogliono telefonare, se vogliono, oppure di scrivere su Facebook, di poter intervenire più, in modo più diretto. Però c'era qualcosa che ancora io volevo concludere con lei, no? Ci sono delle forme di malattia celiaca un po' complesse da diagnosticare, difficili, che non si riesce, come si dice, a tirare fuori un ragno dal buco, no? Quelli complessi. È vero che la nostra azienda è un punto di riferimento? Sì, è vero. Noi siamo... Scusi un secondo, alla telefonata che è già in attesa per intervenire, gli diciamo di aspettare un secondo che lei ci dice questa cosa e poi gli facciamo fare la domanda. Allora, noi siamo il centro di capofila dei centri di riferimento regionali della Regione Lazio per la diagnosi e appunto il trattamento della malattia celiaca, ormai da diversi anni. Che cosa dire? Dei casi strani. Ci sono molte volte che un celiaco sospetto tale esegue più volte una biopsia intestinale nel tentativo di cercare una soluzione diagnostica ai problemi. E questa è una cosa che dura da molti anni. Io mi sono inventato un sistema che si chiama coltura d'organo, per cui con una normale, solida biopsia, ma una sola, non più ripetute. Questa è una bella notizia, professore, per tutti. Si può prendere la biopsia, metterli in certe condizioni particolari, che significa coltivare il tessuto, e poi andare a vedere degli anticorpi specifici in questo liquido dove vive per fino a 48 ore la biopsia. E questo dà una sensibilità e una specificità, che significa li pigliamo tutti, esatto. In maniera semplice. Sentiamo la domanda, professore, sentiamo. Prego. La domanda e poi chiudiamo. Allora, pronto? Pronto. Buonasera, signora. Buonasera, salve, io sono mamma di una bimba celiaca diagnosticata circa 5 anni fa. Avevo una domanda per il professore. In Italia, insomma, diciamo, il discorso della contaminazione viene associato anche all'assunzione diretta, per cui noi siamo attentissimi a qualsiasi contaminazione dentro e fuori casa. Mi chiedevo come mai nel resto d'Europa, perché ho viaggiato parecchio, il discorso contaminazione invece viene molto sottovalutato. Quindi questa contaminazione effettivamente diciamo equivale a un'assunzione al glutine o no? Sì, in Italia sì, perché noi mangiamo molto pane e molta pasta, all'estero no, se ne mangia poca, per cui alla fine quantitativamente è molto più importante da noi, la contaminazione da noi ha un rilievo, all'estero no, perché non ci sono altre possibilità di, proprio nell'alimentazione normale non si mangia pane, non si mangia pasta, per cui il rischio di poter continuare ad aggravare la sua condizione è molto più basso. In Italia invece no, dove la nostra alimentazione principale è basata su quello, se si sbaglia gli errori si sentono facilmente. Questa è una stupidità, ma banale, ma semplice ed efficace, per cui la piccola contaminazione è estremamente importante.
Vi dico semplicemente una cosa, io molto spesso quando faccio i primi trattamenti e comincio a fare dopo la diagnosi, io pretendo una dieta durissima i primi mesi, perché bisogna farla spegnere subito. E in quel momento la contaminazione non è ammessa assolutamente. Ottenuta la guarigione si configura con la scomparsa degli anticorpi nel sangue, che si possono fare in maniera frequente, anche ogni 2 mesi, per documentare che la Basta un dieta. prelievo, no? Basta un prelievo. Basta un prelievo, un banale prelievo di E per cui sangue. bisogna vedere che gli anticorpi scendano. Se scendono vuol dire che io sto facendo bene la dieta, se non scendono sto sbagliando. È Per cui un... non possono Non imbrogliare, posso non possono imbrogliare, imbrogliare. assolutamente. E se si fa in maniera sistematica, si raggiunge guarigione in un tempo breve. E questo è estremamente utile ed importante, perché facilita il trattamento. È una malattia un po' della donna, no? Più che dell'uomo la malattia celiaca. C'è una prevalenza femminile? Cioè, questa è una cosa simpatica, ne approfitto. Certamente, misurato sui bambini, le donne sono il doppio, le femmine sono il doppio dei maschi. Non lo sa perché ho fatto questa domanda? Perché vorrei che Francesca adesso entrasse nel vivo della trasmissione e facesse sentire tutta la sua femminilità, no? Innanzitutto il professore ha detto prima una cosa che molto carina, diciamo, ha detto che praticamente, da quanto ho capito, chi soffre di questa patologia in genere è più bello rispetto agli altri. Quindi le In donne genere. celiache generalmente hanno una marcia in più e quindi sono molto più carine e molto più belle. E soprattutto non bisogna vivere questa patologia con difficoltà, ma perché lei stessa ha detto che una volta che viene diagnosticata, poi si ha la guarigione Normale. totale e completa. Quindi Certo, assolutamente sì. io sono non è proprio una sicuro vera e propria che malattia. magari molte persone vorrebbero essere un po' più bruttine, ma Sì, sicuramente non celiache. sicuramente, No? quello, Che su quello dite? non c'è dubbio. Non lo so, Però questo è da parlarne. Non è detto questo. allora, il professor Antonio Picarelli è uno specialista in gastroenterologia, ma che non si occupa solo di malattia celiaca. Probabilmente tornerà da noi per parlarci di quelle intolleranze, di quelle problematiche legate ai metalli. Sapete che ci sono molti alimenti dove ci sono dei metalli e ci sono dei fenomeni comunque reattivi a questi metalli. Giusto, professore, è così? Ci Esattamente. dà un accenno di quello che può essere un argomento di un'altra puntata? Sì, allora io vi dico semplicemente, io l'ho chiamato celiac disease the second time, cioè la malattia celiaca dopo. Che cosa succede? Io ho imparato ho scoperto questa reattività ai metalli, in particolare il nickel, grazie ai celiaci. C'erano i celiaci che normalmente guariscono, prima stanno male, poi stanno bene. E continuano questa guarigione per un certo tempo. A un certo punto queste persone si riammalano e stanno male un'altra volta. La prima cosa che uno pensa è il medico, ha sbagliato, sta facendo male la dieta. Tutto negativo, la dieta è perfetta. Che cosa succede? Questi soggetti cominciano a sviluppare una sorta di, abbiamo scoperto poi, sorta di reazione, si chiama reazione avversa agli alimenti, che contengono nickel. È una nuova patologia necessita di una nuova inquadramento sicuramente, ma estremamente frequente. Significa che viene diagnosticata questa condizione con un patch test sulla pelle per vedere. E in Danimarca, immaginate che è una terra in cui le verdure se ne mangiano poche, perché non ci sono, ce ne sono poche, c'è una prevalenza di questa reattività specifica a, diciamo, del 20% della popolazione. In Italia arriviamo per queste nostre motivazioni a più del 40%, perché Per noi cui mangiamo molto più ed è sono le persone che hanno il famoso gonfiore addominale. Ah, È ecco. estremamente Le immagini, se noi facile. facessimo una trasmissione solo sul gonfiore Si gonfia addominale, addominale. sarebbe una Interessante, interessante. interessante. E non è detto che non lo faremo. Francesca, l'ultima parola a te. Mancano 2 o 3 minuti. Sfruttiamo il professor Antonio Picarelli il più Ecco, possibile. sfruttiamo il professore. Dunque, molte mie amiche, glielo dico sinceramente, credono che mangiando alimenti per celiaci possono dimagrire, pensando che appunto siano alimenti che siano più poveri evidentemente di calorie e di zuccheri. È
È vera questa cosa o no? Già, abbiamo già un po' affrontato. Però per chi ci però segue da vede, adesso... Vede quello importante. Che dicevo, professore, è che è, c'è questa tendenza... È molto, sì. Molto allargata. Ma perché ultimamente ho notato, soprattutto nei market, nei supermercati, che questi scaffali dove ci sono alimenti per celiaci crescono vertiginosamente, sì. Ma anche gli stessi negozi monomarca proprio per celiaci. Questo certo. Che vuol dire che o sta aumentando tantissimo la malattia oppure la richiesta di cibo per celiaci? Certamente che sia aumentata, è vero, ce n'è, la diagnosi celiachia è molto più frequente, grazie all'impegno medico ormai è diffuso, benissimo. Noi siamo in diretta con voi significa che dobbiamo dare spazio ai nostri telespettatori con il telefono. Pronto? È in linea? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, volevo solo un'informazione, volevo sapere se c'era una connessione fra la celiachia e il diabete. Che relazione c'è? Bella domanda, volevo, complimenti. Volevo fare una domanda al professore, volevo sapere se c'era una connessione fra la celiachia e il diabete. La ringraziamo moltissimo della sua domanda, sembra una domanda banale ma è tutt'altro che banale. Professor Picarelli, che relazione c'è tra diabete e celiachia? Estremamente corretto la domanda fatta. Abbiamo detto prima all'inizio che la malattia celiaca è una malattia autoimmune, il diabete, parliamo di diabete tipo 1, quello che deve prendere l'insulina, non il diabete dell'anziano, è una malattia autoimmune. 10% dei soggetti diabetici è celiaco. E non avete idea di cosa significa questo nella struttura organizzativa di un'alimentazione. È veramente una cosa difficilissima. Difficilissima. Professor Antonio Picarelli, grazie veramente della sua chiarezza, della sua serenità nello spiegarci una malattia così complessa, una malattia che lei ha detto ci accompagnerà per tutta la vita. Esattamente. Però è una malattia facilmente gestibile che non dà, se è seguita una buona dieta, non dà sicuramente delle complicanze, non dà un cambiamento della vita alle persone come può essere invece un diabete a lungo andare, non un diabete, quelli, i diabeti veri, gli insulinodipendenti. Prego, l'ultima parola, ma ci abbiamo 20 secondi. Approfittare del diabete. Bene, i diabetici celiaci non hanno complicanze diabetiche. Ah, ecco, questa vedete. E questa è una cosa che ho già pubblicato, questa cosa è estremamente sconvolgente. I diabetici, quelli che vanno incontro malattie gravi, con pericolo di vita spesso, se sono celiaci, queste complicanze non ce l'hanno mai. Noi andremo avanti ancora per ore, professore. Purtroppo dobbiamo chiudere perché ci richiamano la linea dalla redazione. Allora, grazie a Francesca Genovesi di essere stata qui con me questa sera. Grazie al professor Antonio Picarelli, specialista in gastroenterologia. Ve lo ricordo, azienda Policlinico Umberto I, potrete andare tranquillamente nel suo ambulatorio a farvi visitare. Appuntamento a venerdì prossimo. L'argomento che tratteremo, lo tratterò io dal punto di vista chirurgico, è una malattia proctologica. Esistono anche quelle malattie, purtroppo dobbiamo discutere anche di questo. Parleremo della patologia emorroidaria. Arrivederci a tutti, a venerdì prossimo.